www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Il professor Giovanni Solimene è il nuovo presidente della Fondazione Bellonci, che organizza, come voi sapete, il premio Strega. Il professor Solimene è nato in provincia di Avellino. È un'autorità nel campo della cultura. Attualmente è docente alla Sapienza e dirige il Dipartimento Scienze Documentarie, Linguistiche e Filologiche. Ha scritto molti libri e fra questi il libro Senza sapere, il costo dell'ignoranza in Italia. Libro che è stato pubblicato dalla Terza. In questo libro c'è una tesi molto chiara e accettabilissima, e questa tesi è che gli investimenti in istruzione e ricerca ci costerebbe meno di quanto ci costa l'ignoranza. Ecco, questa è l'affermazione del professore. Giovanni Solimene è ai nostri microfoni e noi lo ringraziamo per la disponibilità, quella disponibilità che estendiamo, diciamo, alla nostra terra. Ecco, la prima domanda, quindi, professore, è molto semplice. Che rapporti ha conservato con Bagnoli Spino, dove lei è nato? Sì, ma io Bagnoli fino a qualche anno fa ho conservato casa, poi appunto adesso è un po' di tempo che non ci vado, ho parenti, amici che vivono lì o in altri centri della provincia. Il rapporto che ho conservato è il rapporto che si conserva sempre con le proprie radici, diciamo, che sono una parte essenziale di noi stessi, del nostro modo di essere, dell'ambiente in cui ci siamo formati, dei valori in cui crediamo. Io, pur non avendo mai vissuto stabilmente in provincia di Avellino, perché sono cresciuto a Napoli e poi adesso da circa 30 anni vivo a Roma, però mi sento irpino, sono orgoglioso di esserlo e di continuare a definirmi tale. Ho capito. Senta, che cosa apprezza di più della nostra terra e della nostra gente, per quanto le costa? Ma guardi, a me sembra l'autenticità, no? L'autenticità delle persone, l'austerità. Ricordo per esempio quando ci fu il terribile terremoto del 1980, la reazione diversa per esempio che ebbero i napoletani rispetto a quella degli irpini. Poi, per carità, io insomma sono molto legato a Napoli, sono cresciuto, mi sono formato lì, eccetera, però mi pare che per esempio gli irpini non senza tanto clamore non facevano granché per enfatizzare quello che era successo, per sfruttare la situazione. Ecco, questa sobrietà, serietà, austerità mi sembra un valore importante. Bene,
Senta, lei sta conducendo da anni una battaglia contro l'impoverimento culturale del nostro paese e ha preso anche delle decise posizioni, ha avuto il coraggio di rifiutare anche prestigiosi incarichi quando le linee culturali non collimavano con le sue idee, quando lei vedeva che probabilmente anche, come dire, il ministero o i funzionari del ministero prendevano direzioni e altre strade. Ecco, da dove deriva, secondo lei, questa, come dire, marea montante di ignoranza e anche volgarità che si sta impadronendo della nostra società, del nostro paese? Sì, ma nel nostro paese si è andata affermando col tempo, come dire, una sorta di egemonia sottoculturale, una egemonia di valori che non rispettano, per esempio, appunto, i valori della cultura. E quando io parlo di cultura non penso al patrimonio culturale, ai beni culturali essenzialmente. Penso alla cultura che è quella che si crea e che si forma attraverso le relazioni tra le persone. Penso alla cultura nella forma della partecipazione culturale, cioè della possibilità delle persone di costruire competenze attraverso il quale riuscire a comprendere il mondo che ci circonda, guardarsi intorno, interpretare la realtà, quindi, come dire, essere cittadini consapevoli. Ecco, io credo che quindi il problema italiano sia in gran parte proprio quello di partecipazione culturale, un problema di allargare le basi sociali della partecipazione culturale. Rispetto a questo serve una politica culturale, una politica da portare avanti con continuità, con determinazione, e ho protestato tutte le volte che ho visto che le amministrazioni che dovrebbero farlo questo lavoro invece non lo fanno. Senta, professore, lei ha detto che raccoglie in un certo senso l'eredità, come dire, ideale e progettuale di Tullio De Mauro, che è recentemente scomparso. Ecco, vuole proseguire, ha dichiarato, il lavoro di rinnovamento. Ma a questo proposito, però, io le vorrei, come dire, far notare che proprio l'altro giorno, tre o quattro giorni fa, se non sbaglio, la linea proprio di Tullio De Mauro, proprio come docente, via di seguito, è stata duramente attaccata da lo storico Ernesto Galli della Loggia, l'avrà letto probabilmente questo. Certo. Ecco, non voglio farle entrare nella polemica specifica che può esserci anche fra cattedrati, se parliamoci chiaro. Ecco, ma questa linea di rinnovamento come la vuole portare avanti? In Sì. che cosa consiste? No, guardi, una cosa devo dirla a proposito di questa questione sollevata da Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Galli della Loggia prendeva spunto da quella lettera che alcuni professori avevano fatto sul fatto che gli studenti nostri ormai non sanno più né leggere né scrivere. Allora, il problema è reale, nel senso che c'è oggettivamente, diciamo, un impoverimento delle capacità linguistiche, espressive degli studenti, sia degli studenti delle scuole superiori che degli studenti universitari. Il problema però è che la responsabilità di tutto questo, innanzitutto, non è soltanto della scuola, ma è anche, per esempio, appunto, delle cose che dicevo prima, del fatto che certi valori si sono andati perdendo. E secondo me, in modo sbagliato, Galli della Loggia ha tirato fuori
De Mauro, perché De Mauro aveva detto anni fa, per esempio, che non bisognava totalmente abbandonare il dialetto, che il dialetto andava salvaguardato, e questo mi ricorda le cose che dicevamo qualche minuto fa a proposito, diciamo, delle nostre origini, dell'autenticità, eccetera. Ecco, De Mauro si è sempre battuto invece, per esempio, per accrescere le competenze linguistiche, ha sempre denunciato il fatto che il 75% degli italiani fa fatica a comprendere un testo anche abbastanza semplice, quindi mi pare che sia proprio sbagliato il bersaglio di quell'attacco. Tornando al rinnovamento che lei mi chiedeva, ecco, De Mauro in questi anni in cui ha presieduto la Fondazione Bellonci e si è occupato del Premio Strega aveva allargato molto, per esempio, il premio. Ecco, ma lei vuole ampliare ancora di più, diciamo, la platea dei partecipanti al meccanismo di selezione del premio Strega. E mi è piaciuta molto una sua affermazione quando lei ha detto non c'è un mondo dei colti. Ecco, noi... Io credo che un premio letterario praticamente una tribù a sé. Ecco, questo mi è piaciuto molto. Infatti, diciamo, come dire, noi abbiamo avuto una elite culturale che non è riuscita a diventare una vera elite, cioè a orientare. Io credo che un premio, per essere rappresentativo, e lo Strega è da questo punto di vista il più importante premio letterario italiano, quest'anno è la 71esima edizione che facciamo. Lo Strega è importante non solo perché, per esempio, i votanti sono oltre 400, personalità della cultura, della letteratura, del mondo delle istituzioni, eccetera, ma perché da alcuni anni De Mauro aveva introdotto la possibilità di esprimere un voto anche a scolaresche oppure a gruppi di lettori segnalati dalle librerie oppure dagli istituti di cultura italiani all'estero. Ecco, noi vogliamo proseguire in questo tipo di lavoro, coinvolgendo sempre di più appunto le scuole, le librerie, le biblioteche e così via, in modo che il premio sia sempre più rappresentativo e per fare dell'occasione del premio non soltanto un evento che magari poi favorisce anche gli editori, gli autori che hanno l'occasione per vincerlo, ma un modo per ampliare la partecipazione. Ecco, sempre. Questo è l'obiettivo principale. A questo proposito, professore, volevo chiederle, lo Strega è arrivato alla 61esima edizione, resta il premio letterario più noto e più importante in Italia, ma lei sa molto bene che ci sono stati sempre, come dire, dei sussurri e grida sul vincitore. Cioè si è sempre detto che probabilmente lo scrittore che si aggiudicava questo importante riconoscimento scaturiva da combine tra case editrici. Venivano scelti, diciamo, i premiati da manovre di corridoio. Lei quando parla di allargare la platea dei partecipanti ai meccanismi di selezione, intende anche portare avanti, diciamo, una battaglia corretta per evitare che ci siano questi inghippi di cui tanto si parla? Sì, ma guardi, queste cose appunto si sono sempre dette, però poi se noi andiamo a guardare l'elenco dei vincitori e di quelli che non hanno vinto, mi pare che in linea di massima tutta la letteratura italiana di qualità del Novecento sia passata attraverso il premio. Ci possono essere stati sicuramente degli anni in cui magari un libro che non ha vinto avrebbe meritato almeno quanto il libro vincitore, però in linea di massima non mi pare che ci siano stati vincitori scandalosamente inferiori a libri che invece
non hanno vinto. Detto questo, però, sicuramente allargare il numero dei votanti serve anche a dare più trasparenza al meccanismo di votazione, serve, come dicevo, a rendere più rappresentativa il risultato. Un'altra cosa che De Mauro aveva introdotto e su cui continueremo a lavorare, aveva garantito per esempio nella cinquina dei finalisti un posto almeno per un piccolo editore, perché la vetrina poi, al di là di chi vince, lo sai che è anche una vetrina. È una vetrina per tutti, per i libri che partecipano, per i libri che arrivano in finale, autori che girano, che vanno a tante iniziative, eccetera. Quindi è importante, in un momento come questo, che è anche di grosse difficoltà economiche per l'editoria italiana, sostenere l'editoria, in particolare anche la piccola e media editoria. Anche a questo noi cerchiamo di essere molto attenti. Senta, professore, ci avviamo al finale della nostra conversazione. Lei punta molto su una serata, come dice, sobria. Ecco, questo mi pare che sia l'aggettivo che lei ha usato. Ecco, ma lei sa che, diciamo, lo Strega è stato anche, come dire, il salotto della mondanità letteraria italiana e non solo italiana. Ecco, ritornerete al Ninfeo di Villa Giulia o resterete all'Auditorium? Allora, guardi, la decisione sulla sede non spetta soltanto alla Fondazione, è una decisione che concordiamo con la Strega Alberti di Benevento. Ecco, ma che ruolo hanno gli Alberti ancora nello Strega? Gli Alberti, diciamo, e la società Strega sono, non soltanto danno il nome al premio, sostengono ovviamente i costi, sostengono il premio, sono, diciamo, storicamente il risultato proprio di questa fusione tra quella che è la imprenditoria più illuminata del Mezzogiorno d'Italia e la società colta, la società letteraria. Ho incontrato giorni fa presidente, amministratore delegato della società Strega Alberti, ci vedremo di nuovo nei prossimi giorni, stiamo valutando quale sia la soluzione migliore per la serata finale di quest'anno. L'anno scorso eravamo andati all'Auditorium anche perché, dovendo celebrare i 70 anni del premio, serviva uno spazio teatrale, bisognava proiettare filmati, fare una serie di... cioè c'era anche una parte di spettacolo che solitamente non c'è e che quindi non era possibile fare al Ninfeo. Quest'anno siamo liberi di tornare al Ninfeo, di restare all'Auditorium o di cercare ancora un'altra sede. Io credo che noi della tradizione della serata finale del premio dobbiamo salvare quello che c'è di buono, cioè il fatto che le persone si incontravano, discutevano dei libri, era un modo anche, diciamo, per ritrovarsi e per festeggiare il vincitore. Quando parlo di sobrietà dico che rispetto alle difficoltà anche che in questo momento stiamo attraversando tutti quanti e quindi anche difficoltà economiche, probabilmente certi eccessi dal punto di vista appunto della mondanità forse potrebbero essere abbandonati. Su questo mi pare che ci sia sostanzialmente intesa anche con chi gestisce attualmente la società Strega e quindi credo che troveremo un punto di equilibrio e faremo una bella serata anche quest'anno come tutti gli anni passati. Senta, professore, la penultima domanda è questa. Se mi consente, le assegnerei un ruolo ed è molto delicato. E il ruolo è questo del rapporto tra gli Alberti e Benevento, che è la patria poi, certo, del maschio, diciamo così. E i rapporti tra gli imprenditori famosissimi e la città di origine non sono dei più idilliaci. Ecco, può tentare una mediazione, mettersi un po' di buona volontà per avvicinare nell'alveo
di un discorso culturale serio e nell'alveo praticamente di un risveglio di una nostra comunità, ecco, di, come dire, mettere una buona parola, ecco. Guardi, sicuramente, ma non credo ce ne sia bisogno. D'altra parte, non conosco bene la situazione locale, quindi non so quali potrebbero essere eventualmente queste difficoltà. Io credo che imprenditori, penso appunto a Guido Alberti, che per primo diede avvio al premio, imprenditori che hanno una forte responsabilità sociale, cioè che sentono la necessità anche di restituire in qualche modo alla società qualcosa, che sono impegnati, che sono fortemente radicati e credo che siano un pezzo importante della classe dirigente di un paese e che il Mezzogiorno ne abbia molto bisogno. Noi, come ogni anno, faremo anche quest'anno a Benevento la serata di presentazione dei partecipanti al premio, faremo poi altri appuntamenti anche in altre città della Campania, credo che sicuramente il rapporto del premio della società Strega Alberti con il territorio non sia in discussione. Se però, visto che appunto vengo anch'io da quel territorio, da quelle parti, se posso fare qualche cosa per rafforzare sempre più questo legame, lo farò molto volentieri, senza interferire in alcun modo in scelte che non mi competono. La riporto in Irpinia. Lei saprà che quest'anno si ricordano due centenari riferiti praticamente a illustri nostri conterranei. Si commemora De Santis e si commemora Pasquale Stanislao Mancini. Lei sa che De Santis ha dato tantissimo alla critica letteraria, insomma, e la sua competenza, la sua critica della letteratura italiana è nota in tutto il mondo. Pasquale Stanislao Mancini invece si è cimentato con la scienza giuridica e politica, ottenendo e come ministro e come cattedratico risultati notevolissimi. Lo Strega potrebbe pensare qualche cosa per De Santis. Guardi, io la ringrazio di avermi dato questo suggerimento. Tra l'altro mi invita a nozze perché mia nonna era di Morra, Ah, quindi sono particolarmente e quindi legato, al andiamo bene. ricordo di De Santis. Penso per esempio anche a quel suo libro bellissimo, no? Viaggio elettorale, in cui descrive i Esatto, territori, eccetera. Io esatto. credo che se è possibile fare qualche cosa in questo ambito faremo molto volentieri. Giorni fa ho avuto uno scambio di opinione con il centro Guido d'Orso, quindi credo che sicuramente con le energie intellettuali di Avellino e dell'Irpinia possiamo sicuramente immaginare di fare qualche cosa insieme. Grazie a questo suggerimento, se possibile lo faremo, io personalmente ce la metto tutta. Lei sa che praticamente la nostra terra, oltre a De Santis, ha dato dei critici e degli studiosi letterari come La Penna, Carlo Muscetta, Certo, scrittori come certo. Dante Troisi, insomma, c'ha un bel patrimonio di cultura. Ecco, questo patrimonio lo affidiamo anche a lei, che è un illustre rappresentante della nostra terra, che ha Rispetto a raggiunto. questi giganti io non sono nessuno, No, però no, se no, posso fare qualcosa lo no, no, faccio è volentieri. diciamo, la nostra comunità, la comunità si può servire anche senza essere giganti, si può servire anche facendo, come dice, un lavoro di estrema dignità e di estrema responsabilità.
e lei ha ottenuto il riconoscimento, poi è un professore universitario, mi pare che insomma, come si suol dire, tra virgolette, il pedigree è più che come dire, nobile. Ecco. La invito a venire in Irpinia, la invito a venire in Irpinia. Molto volentieri. C'è anche un premio che la nostra emittente, Canale 58, sta portando ai massimi livelli, si chiama l'Irpino dell'anno. E chissà che questo trofeo non possa prendere la strada di Roma. La ringrazio, professore, grazie per la grazie, sua grazie, molto buon lavoro, grazie. E come, a questa, come dire, questo ringraziamento e questi complimenti si associa anche il regista di questa trasmissione, Francesco Limite. Di nuovo buon lavoro, professore. La ringrazio molto, grazie, buon lavoro, grazie.